Sì, allora riprendiamo il consiglio, la parola al segretario per l'appello, grazie. Aiosa. Ho sentito un presente. Antonioli. Boccia, presente. Caponi, assente. Chittò, assente. Cremonesi. De Noia. Di Stefano, Feltrin, Franciosi, Gianvecchio, Miranda assente, Landucci, Lanzoni, Nossa, Pastorino, Pennasi assente, Pietra, Romaniello, Sbardella, Teormino, Titta Ferrante, Torraco, Tremolada, Vavassori. Allora, 16 consiglieri presenti e 9 assenti, quindi la seduta riprende, che è validamente costituita. Adesso ripartiamo con la prima mozione presentata dalla consigliera Franciosi, relativa alla modifica statuto documenti di programmazione lavori del forno di inceneritori gestito dal CORE. Prego, consigliera Franciosi. Grazie Presidente. Allora, poi entro nel merito della mozione, però l'incontro che abbiamo appena avuto merita un secondo di riflessione. Io chiedo formalmente alla Presidente della Commissione 3 e alla Vicepresidente della Commissione 3 di convocare quanto prima un nuovo tavolo di confronto per ascoltare gli inquilini e per parlare del problema casa, perché evidentemente le commissioni che abbiamo avuto nello scorso autunno non sono state esaustive, per cui chiedo che quanto prima questo venga di nuovo trattato nelle commissioni competenti. Detto questo, arriviamo alla nostra mozione, che non sembra quasi che non si voglia discutere. Protocollata l'8 di aprile del 2014, sono passati 2 anni, finalmente arriva Proda al Consiglio Comunale. Ovviamente il testo aveva delle chiare indicazioni rispetto allo statuto di quello che era nel 2014 il gestore della raccolta dei rifiuti. Questa mozione di fatto è superata dalla realtà, nel senso che ad oggi l'appalto è stato assegnato e affidato ad una nuova società che è Area Sud Milano, con la quale ho saputo che l'amministrazione sta trattando per definire il contratto d'appalto. Mi sentirei però soltanto di citare un paio di cose di questa mozione che secondo me sono fondamentali ed è in particolar modo quello che l'ingegner Pessi disse al consigliere Cremonesi in occasione della visita all'inceneritore che venne fatta a gennaio del 2014. L'ingegnere Pessi aveva chiaramente dichiarato che non c'era alcun impedimento tecnico, cosa che invece fino ad oggi c'era sempre stata più o meno detta, più o meno velatamente detta, non ci sono impedimenti tecnici legati all'impianto di incenerimento per l'avvio della raccolta differenziata della frazione umida dei rifiuti su tutto il territorio sestese. Per cui quello che si è sempre detto, che l'umido non veniva raccolto perché serviva all'inceneritore per mantenere le temperature basse, è stato prontamente, questo non è, non so se è mai stata una, no, infatti ho detto più o meno velatamente, più o meno ufficiosamente, questa era l'informazione che passava all'interno del territorio sestese. A Sesto non parte l'umido perché l'inceneritore ne ha bisogno per tenere basse le temperature. Quindi, forti di quell'informazione, noi avevamo presentato la mozione chiedendo di attivare quanto prima,
ma nel 2014 la raccolta porta a porta anche nelle piccole utenze dell'umido. Inoltre chiedevamo di apportare altre modifiche allo statuto, in particolare chiedevamo di porre al centro delle politiche di gestione del forno il concetto di gestione dei rifiuti intesi come risorse, non solo come strumento per produrre, cioè come oggetto di smaltimento. Però mi viene da dire appunto che Core, non gestendo più la raccolta e l'igiene urbana, ma gestendo solo l'inceneritore, appunto questa mozione appunto è superata dai fatti. Detto questo, a meno che qualcuno non abbia voglia di o abbia qualcosa da dire al riguardo, io la ritiro, perché è di fatto superata dai fatti. Grazie. Va bene, allora lei ha fatto una richiesta che ritira la mozione. Una precisazione, mi consenta, come dice qualcuno. Si sono allungati i tempi sulle mozioni, sappiamo i tempi, ma anche perché anche lei l'ultima volta al Consiglio Comunale ha chiesto di non discutere perché lei era assente. Quindi lei ha contribuito nell'allungamento dei tempi. Scusi Presidente, non mi prende in giro per cortesia. Io ho mancato a un unico Consiglio Comunale e lei si permette di dirmi una roba del genere. Ma come si permette? Ma come si permette? Io ho mancato ad un unico Consiglio Comunale per impegni personali e lei si permette di rinfacciarmi una roba del genere? Ma avete poi discusso le mozioni quella sera? Ascolta, posso... No, Presidente, intanto, lei non doveva dire una roba del genere. Lei è semplicemente una maleducata. Ma non mi interessa ma che io possa essere maleducata, favore, e sarò nuovamente maleducata. Lei non si deve permettere di dire una roba del genere. Grazie. Non si deve permettere mai più di dirmi una roba del genere, perché manco possiamo spegnerlo, comunale. Grazie. Maleducato è lei. Consigliere Franciosi, io ho solo detto... Lei, visto che critica sempre il Consiglio Comunale per le mozioni, lei ha contribuito a fare sì che si discutesse il più tardi possibile. Perché no, Presidente, da dicembre è passato a marzo ed è un ritardo da dicembre del 2000. Ascolti. Non doveva permettersi, non si doveva permettere una roba del genere, è di una mancanza di rispetto nei miei confronti che non si doveva proprio permettere. Da dicembre siamo passati a marzo e questo lo dice che è colpa mia che discutiamo una mozione di aprile del 2014 a marzo del 2016 invece che a dicembre del 2015. Per favore, puoi spegnere ancora il microfono? Mi scusi, consigliera, adesso la chiudiamo qui, mi scusi. Il discorso delle mozioni, io voglio ancora precisare, per persone che non sanno la formalità dei consigli comunali, viene deciso dalla conferenza dei capigruppi, chiaro? Quindi non è una volontà politica, sia di destra che di sinistra o di maggioranza o di minoranza, di portare oltre i termini il discorso sulle mozioni, che sia chiaro. Solo questo voglio dire e volevo dire. Punto. Passiamo alla mozione numero 29, sempre presentata dalla consigliere Franciosi. Prego, se vuole illustrare ne ha facoltà. Anche questa mozione era di aprile del 2014. Dal momento che io a dicembre del 2014 non ho potuto presenziare al Consiglio Comunale perché, ahimè, avevo un impegno personale precedentemente preso, la discutiamo a marzo del 2016, quindi 3 mesi in ritardo rispetto a quanto io le avevo chiesto di rimandare. Detto questo, da aprile 2014 a dicembre 2015, ok? Io avevo presentato una modifica allo Statuto Comunale con la quale chiedevo che le mozioni venissero discusse entro 60 giorni dalla loro protocollazione. La maggioranza, quindi questa è una scelta politica, la maggioranza ha prontamente bocciato quell'emendamento. Quindi questa è una chiara scelta politica della maggioranza di mettere l'opposizione o quantomeno chi presenta le mozioni nelle condizioni di non poterle discutere secondo i tempi previsti. Ok? Questa non è democrazia. Questa non è democrazia. Presidente, questa non è democrazia. Penso di non essermi mai arrabbiata così tanto in Consiglio Comunale come con lei stasera. Si deve vergognare.
Sì. Eh certo. Detto questo, la seconda mozione è anche questa era ovviamente superata dai fatti, perché con quello che chiedevamo appunto di rispettare il contratto di servizio del CORE. Il CORE aveva appunto la gestione dell'appalto dell'igiene urbana e in particolar modo noi volevamo con la mozione chiedere che venissero rispettati e venisse data mandato appunto alla Giunta, dal Consiglio Comunale chiedesse alla Giunta di impegnarsi a far rispettare i commi, in particolar modo il comma 2 e il comma 3 del punto 2 e il punto 3 del comma 2.2 del contratto di servizi. Detto questo, io oggi ho inviato a tutti i capigruppo un emendamento per presentare appunto una modifica a questa mozione, proprio perché chiedere adesso nel 2014, a fronte del fatto che l'appalto di gestione dell'igiene urbana è stata data appunto l'appalto è stato assegnato ad Area Milano Sud e quindi non più viene gestita dal CORE, presenteremo l'emendamento con il quale chiediamo, quantomeno raccomandiamo alla Giunta e al Sindaco e alla Giunta portare all'interno di porre l'attenzione all'atto nel momento della stesura del contratto di appalto con la nuova azienda una serie di punti. Allora, io rispetto al foglio che penso vi sia stato dato, ho apportato delle ulteriori modifiche dopo averne discusso prima che iniziasse il Consiglio Comunale con l'assessore Iannizzi e con il dirigente Fabbri. Detto questo, il Presidente mi ha detto che l'emendamento avrà una discussione successiva rispetto alla discussione della mozione in quanto tale. Di conseguenza mi taccio e aspetto la parola per poter parlare dell'emendamento. Grazie. Va bene, grazie alla consigliera Franciosi. Se vuoi la parola all'assessore Iannizzi per... Prego. Sì, grazie. Grazie Presidente, buonasera. No, appunto, come diceva la consigliera Franciosi, noi assolutamente condividiamo i contenuti inseriti e l'unico elemento appunto che abbiamo discusso è relativo al fatto che tutti gli elementi da lei portati non possono essere inseriti all'interno del contratto, perché trattasi di contratto di appalto e non di contratto di servizi pertanto l'appaltatore in un contratto di appunto appalto ha l'obbligo di fare quello che l'amministrazione gli chiede di fare nei tempi che l'amministrazione chiede di fare. Per cui abbiamo concordato, ma lascio la parola insomma alla consigliera Franciosi, che è giusto che racconti insomma l'ultima versione dell'emendamento, appunto, che questo diventasse una, come diceva lei stessa, un impegno, una raccomandazione a tener fede agli elementi insomma che lei ha riportato e che noi condividiamo, insomma, perché come spiegavo a lei, come spiegavamo banalmente, anche dire, scrivere all'interno di un contratto che l'Umido deve partire entro il 2016, almeno per il quartiere, come veniva qua chiesto, che è la circoscrizione 5, come dire, è un elemento sicuramente importante che noi, va benissimo, ci impegneremo a fare, ma che non può essere scritto tecnicamente in un contratto, e quindi per noi va benissimo come impegno. Però ripeto, lascio la parola a lei per spiegare il suo emendamento, mi spiace doverlo spiegare io, scusate. Quindi se non ci sono interventi sulla mozione, diamo la parola alla consigliera Franciosi per illustrarci l'emendamento. Grazie. Grazie Presidente. Allora, per quanto riguarda le premesse, la mozione rimane identica, in quanto comunque le premesse rimangono un punto di partenza valido. Quello che cambia è nella porzione di impegno.
do lettura, cerco di essere di leggere il più lentamente possibile in modo da dare a tutti la possibilità di comprendere. Il Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni raccomanda il Sindaco e la Giunta a dare la massima attenzione perché nell'esecuzione dell'appalto sia garantito due punti. Quanto precedentemente evidenziato nell'articolo 2,2.2, in particolare i punti 2 e 3 del contratto di servizio di core, esplicitando chiaramente la percentuale di raccolta differenziata che si vuole raggiungere. Il riferimento all'articolo lo trovate in premessa alla mozione. Punto 2. Quindi massima attenzione a che nell'esecuzione dell'appalto sia garantita l'introduzione subito nel 2016 della raccolta dell'umido domiciliare in una zona della città, tra parentesi, circoscrizione 5 come previsto dal bando di gara, e la successiva espansione su tutto il resto del territorio, una circoscrizione ogni anno, al fine di aver introdotto la raccolta dell'umido per le utenze domestiche su tutto il territorio sestese al termine dei 6 anni dell'appalto. Punto 3. La pianificazione di attività di monitoraggio e controllo ogni anno al fine di verificare il rispetto da parte della società Area Sud Milano del contratto di servizio che verrà stipulato, fornendo a coloro che si occuperanno del controllo di tutti gli strumenti di cui hanno bisogno per espletare al meglio la loro attività. Punto 4, suggerito dagli uffici, approvare entro la fine della consigliatura il regolamento di igiene urbana. Detto questo, io l'ho letto, se volete fornisco la copia agli uffici che ne fanno le copie per i consiglieri. Sì, anche perché è stato modificato da quello che ha presentato agli uffici. Come detto durante la presentazione, le modifiche sono state presentate di concerto con l'assessorato. Grazie. Sì, ma se mi fa la cortesia di farmi parlare, e gentilmente deve chiedere la parola per intervenire, perché stasera stiamo saltando tutti gli schemi. Grazie. Nel frattempo la parola con l'assessore Iannizzi, se è consentito. Posso? Prego. Grazie Presidente, volevo solo specificare, insomma, dopo la spiegazione dell'emendamento, alcuni elementi, nel senso che come dicevo prima, gli elementi che poi ha portato la consigliera Franciosi all'interno della mozione come raccomandazione sono da noi tutti condivisibili, e quello che volevo ricordare e specificare è che non a caso gli elementi di cui lei ha parlato sono già inseriti all'interno del nostro bando, per cui ovviamente la raccolta dell'umido, per esempio, insomma, per citarne uno di quelli più sicuramente più importanti, ma non è chiaramente l'unico, quindi la circoscrizione 5, come ha evidenziato la consigliera Franciosi, è già previsto che sarà il primo quartiere, o comunque, insomma, adesso capiremo poi con l'appaltatore quale esattamente sarà il confine, però insomma tendenzialmente sarà ovviamente questo a iniziare, dicevo, con la raccolta dell'umido, e poi chiaramente l'obiettivo è quello di continuare con tutti gli altri quartieri mano a mano, in maniera tale che poi tutta la città chiaramente cominci ad effettuare la raccolta dell'umido. Altro elemento importante, lei ci chiedeva giustamente l'attività di monitoraggio e controllo, anche questo mi ricordo ne avevamo parlato insieme anche nelle commissioni, credo, comunque insomma all'interno della, sicuramente di una serie di momenti in cui ci siamo confrontati rispetto al bando. Vi ricordo che è stata istituita appositamente una squadra di 4 controllori esterni che controllano appunto il controllo sia da parte dei cittadini, i comportamenti dei cittadini e delle cittadine, ma sia anche verificheranno nel momento in cui evidentemente inizierà sicuramente l'impresa e quindi Area Sud come è stata nominata, per cui per noi vanno benissimo come raccomandazioni, proprio perché sono assolutamente in linea con quello che stiamo facendo e sono assolutamente quelle che avevamo già inserito all'interno del bando, per cui non possiamo chiaramente che condividerle. Grazie Assessore, ma aspettiamo che arrivano le copie dell'emendamento, perché nel frattempo apriamo la discussione sull'emendamento. Grazie.
Presidente. La parola alla consigliera Anducci, prego. No, io sono incuriosita, no? Perché adesso facciamo l'emendamento, facciamo tutte le... Ma sta benedetto appalto quando parte? Cioè, doveva partire 3 anni fa, poi doveva partire entro dicembre, siamo aprile. Cioè, nell'uovo di Pasqua c'è o non parte neanche adesso? Cioè, in questa perfezione che stiamo aspettando, e l'umido, e la pulizia, e i controllori, e diciamo una città mirabile che sarà sicuramente di esempio a tutta l'umanità, come quasi sempre siamo noi, ecco, nell'attesa di questi miracoli, cioè, continuano a esserci i vecchi e scalcagnati strumenti del core. Cioè, cosa stiamo aspettando? Cioè, qual è il miracoloso accidente che deve succedere? Perché fra poco finisce la consigliatura. Cioè, riusciamo a partire? Vogliamo perché fargli oltretutto, rispondere. Oltretutto, abbiamo già pagato per un anno gli aumenti. Adesso ci dovrete rendere gli aumenti non solo dell'anno scorso, ma ormai anche dei primi 6 mesi di quest'anno. Perché come minimo partiamo ad aprile. Cioè, intanto abbiamo incassato, le restituzioni non si sono ancora viste, continuiamo a blaterare di miracolosi e meravigliosi, così, e l'assessore Annizzi dice che c'è tutto, anzi faremo, c'è l'obbligo entro quest'anno di fare l'umido, entro un anno, l'umido dappertutto. Cioè, io non è che sia poi così entusiasta dell'avere il settimo sacchetto sul terrazzo, no, perché... Cioè, alla fine, se uno non c'ha una casa ai 200 metri quadri, non sa dove mettere l'immondizia, perché mandiamo fuori i bambini e tiriamo dentro l'immondizia, però va bene. Cioè, abbiamo tutti, siamo appena usciti da gente che dorme sotto i ponti, ma noi dobbiamo tutti avere terrazzi così grandi da poter avere 7 sacconi dove tenere immondizia per una settimana. Non oso pensare alla puzza, perché l'organico puzza. Cioè, se questo non è chiaro, l'organico puzza, proprio perché è organico. Comunque, volevo capire, a fronte di tutti questi mirabili chiacchiere, quando cominceremo ad avere una città un po' meno sporca e un servizio un po' meno vergognoso di quello che abbiamo adesso. Vabbè, dopo gli interventi risponderà l'assessore per dei chiarimenti. Ha chiesto la parola la consigliera Franciosi. Prego. Grazie Presidente. Una piccola precisazione sulla raccolta dell'umido. È vero che l'umido puzza, è vero, però è vero anche che così come esistono i bidoni condominiali della carta, della plastica e del vetro, esiste il bidone condominiale dell'umido. A Milano è partito l'umido. Io vedo fisicamente a casa dei miei genitori il parte nel locale ma anche nel cortile c'è il cestone dell'umido, quello marrone, quello che si trova anche fuori dalle scuole, ed è il punto dove si butta la raccolta dell'umido, quindi il proprio sacchetto dell'umido uno se lo tiene in casa fino a che non è pieno. Poi dopo scende nel proprio condominio, nel locale pattumiera, si aggiunge semplicemente un unico contenitore in più, e l'umido viene conferito nel coso marrone. Ma la puzza si viene fuori anche dal sacco nero d'estate. E qua sta l'impegno della Giunta con il contratto dal PA, con il contratto dal patto, definire con l'appaltatore le frequenze del ritiro dell'umido. Questa è una cosa, vogliamo aggiungerla alla mozione di stasera? Aggiungiamola. Grazie. Ma sull'emendamento è possibile intervenire per dichiarazione di voto non più di tre minuti, eh? Quindi se non ci sono dichiarazione di voto lo metterei subito in votazione. No, prima vuole parlare te. Ha chiesto la parola il consigliere Feltrin, prego. Al di là, perdonate, che pensavo si dovesse discutere il tema appunto della mozione all'ordine del giorno. No, cioè.
Dopo cosa? Scusate. Stiamo parlando, scusatemi, di... scusate, adesso davvero, arrivo da una serata abbastanza difficile, per cui vi chiedo un po' di chiarezza, perché davvero stiamo rasentando un po' il teatro dell'assurdo. Ma al di là di questo, si è chiesto appunto, no, di intervenire sul tema appunto della mozione in questione. Si è spostata la discussione sulla tempistica e quant'altro. Adesso stiamo discutendo, perdonatemi, degli olezzi che provengono, che non saranno sicuramente di verbena. Adesso però davvero, con tutto il rispetto di questo Consiglio e di quest'Aula, se interveniamo, interveniamo appunto nel merito appunto della mozione che stiamo esaminando. I tempi, consigliera, saranno i tempi tecnici di questo appalto. Mi perdoni, poi aggiungo solo una cosa. Se stiamo facendo questo percorso per questa città, uso plurale appunto intenzionalmente, lo stiamo facendo appunto per implementare il livello e la qualità abitativa di questa città. Io spero che il suo terrazzo non olezzi in modo così sgradevole, ma appunto l'obiettivo è quello appunto di arrivare ad una vera raccolta differenziata, incrementando il livello di qualità, no, della raccolta in questa città. La separazione appunto della frazione secca di quella umida, secondo me, sono un segno appunto di civiltà a cui non si poteva, no, sottrarci. Quindi l'impegno nella costruzione anche del bando, che non è appunto un impegno banale, così semplice, no? Richiede appunto anche competenze. Ci sono tempi tecnici, appunto la risposta sta arrivando e spero che parta anch'io, no? Nel più breve tempo possibile. Però che si sposti la discussione appunto dai temi posti, no, dalla consigliera Franciosi a quelli degli odori, onestamente mi sembra davvero squalificare la discussione. Quindi io non posso altro che appunto ritenere il percorso fatto un percorso favorevole, okay? Che ha appunto visto impegnata in particolare, no, l'assessore Iannizzi, ma in realtà poi tutta la giunta, ma questo va riconosciuto. Scusate. Grazie al consigliere Feltrin, se non vedo prenotazioni. Quindi mettiamo in votazione, dopo la delibera generale, mettiamo in votazione l'emendamento presentato dal... No, ha chiesto la parola al consigliere Tremolata. Scusi, prego. Per la tardiva prenotazione. Cercherò di stare nel tema, consigliere Feltrin, giustamente per sottolineare un aspetto che mi sta a cuore. Quando si parla di rifiuti mi viene in mente quando ero bambino si metteva tutto insieme e si buttava il sacco nella tromba delle scale, era molto comodo. Poi cominciamo a scuola a fare la raccolta della carta differenziata. Il mondo si evolve e ci ha portato 4 sacchi diversi, ce ne porterà 5. Ma non è neanche finita lì, cioè secondo me la civiltà va avanti, ci chiede di fare una fatica nel differenziare i rifiuti per rendere sostenibile la nostra sopravvivenza in questo pianeta. Quindi ben vengano da questo punto di vista i contributi costruttivi dell'opposizione che ci sono stati fino adesso e credo non mancheranno neanche nel futuro per portare avanti una scelta che in questo caso è l'introduzione dell'umido progressiva nella città, perché sia una cosa, perché io credo che deve diventare anche un aspetto educativo delle persone che pian piano si abituano a differenziare. E come dicevo, nel futuro probabilmente non si fermerà neanche qua, le cose da differenziare saranno sempre di più per arrivare alla possibilità di avere rifiuti in quantità sempre minore e invece materie prime secondarie che vengono poi riciclate oppure rifiuti che non vengono addirittura prodotti, appunto per rendere sostenibile il nostro abitare non solo a Sesto San Giovanni ma in generale. Quindi questo è un passo avanti, ogni volta che ci troviamo a discuterlo, ne abbiamo avuto modo di discutere parecchie volte, mettiamo lì un tassello, è vero, la vicenda non si è ancora conclusa, però ci ha dato da questo punto di vista, se voglio vedere il lato positivo, la possibilità di mettere lì tanti tasselli, tanti spunti di riflessione e tra l'altro poco fa abbiamo stabilito di vederci in commissione per approfondire un aspetto sul quale io ho denunciato la mia ignoranza, quindi il discorso andrà avanti e questo è un altro dei tasselli che vengono messi lì per progredire in questo tema. Grazie.
Grazie al consigliere Tremolata. Quindi non vedo interventi. Mettiamo in votazione l'emendamento presentato dalla consigliera Franciosi. Inizio votazione, prego. Diamo il tempo di registrarsi e votare anche la consigliera Iosa. Fine votazione. Consiglieri presenti a voto 19, contrari 1, astenuti nessuno, favorevole 18. E io per la prima volta mi sono sbagliato nella votazione. Quindi rettifico, segretario, da contrario il mio voto è favorevole. Quindi consiglio approva all'unanimità. Quindi adesso come prassi facciamo la dichiarazione di voto sulla delibera, così. Scusi, è come una delibera. Quindi passiamo alla dichiarazione di voto sulla mozione così emendata. È la prassi, quindi la parola alla consigliera Iosa. Prego. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Grazie. Andiamo avanti con Federazione della Sinistra, consigliere Feltrin. Il voto è favorevole. Grazie. Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Sì, grazie. Dunque, il nostro voto è favorevole. Volevo dire due cose sole. Sicuramente gli emendamenti coadiuvati dalla Giunta vanno nel senso che il rifiuto diventa forse più che in altre occasioni una fonte di rifiuto, quindi un riuso e un riutilizzo. E quindi è la capacità di un rifiuto di essere ancora, come dire, di avere ancora un valore, okay? Oltre di non essere un valore negativo, di poter diventare un valore positivo. Quindi io apprezzerei questa mozione così emendata anche per questi motivi. Grazie. Grazie al consigliere Landucci. Come non votare a favore in questo Peana? Cioè, praticamente qui siamo in un momento, in un argomento in cui il politicamente corretto impone di sostenere con forza, con tutta l'anima, questo per la sostenibilità delle future generazioni, sicuramente in questa salvezza del mondo il nostro voto favorevole è fondamentale e nella visione futura in cui i rifiuti più non ci saranno, i rifiuti organici, saranno solo i nostri rifiuti organici, che poveri noi, ma troveremo forse il modo di eliminare anche quelli, nell'idea di una pulizia totale del mondo e di un riciclo totale, ricicleremo, possiamo entrare in argomenti di così, veramente di elogio, come aveva fatto l'artista Manzoni, no? Ecco, come tutti sappiamo, un tempo. E quindi come non votare a favore, no? Si bisogna arrivare all'unanimità e alla felicità totale di fronte a questo. Proprio è veramente una cosa che... Però non me l'ha detto nessuno quando cominceranno, Cioè, al di là di tutte queste bellissime cose, quando cominceranno? Anche senza la perfezione, anche nell'imperfezione di qualcosa che manca. Però cominciamo, perché, caro collega Feltrin, ho capito che bisogna farlo bene, ma siamo in ritardo di soli 3 anni e mezzo. Cioè, perché sono 3 anni e mezzo che siamo intorno a questo appalto, alla costruzione. Cioè, ho capito che cerchiamo il meglio, però, come dice un sano proverbio popolare, a volte il meglio è nemico del bene. E in questo festival dell'ovvio è chiaro che il mio voto è favorevole. Grazie alla consigliera Landucci, Movimento 5 Stelle, consigliere Franciosi, prego. Grazie Presidente. Nel Festival dell'Ovvio io mi permetto di ricordare però che la prima mozione che presentammo
a dicembre del 2013 era stata bocciata. Okay. Quindi chiusura dell'inceneritore e inizio di un percorso rifiuti zero era stata bocciata. Detto questo, il percorso poi è iniziato, è proseguito. Mi fa piacere, è vero, è una piccola meschina vittoria, però il mio piccolo contributo penso di averlo dato a questo consiglio comunale. Spero che a breve l'appalto nuovo prenda piede. Sono contenta che forse in questa consigliatura siamo riusciti a dare una piccola, credo, spero, miglioria rispetto al bando che c'era stato presentato a luglio del bando chiuso. Che c'era stato presentato a luglio del 2012 e che non era stata votazione, che era andata non a favore della maggioranza. Il lavoro spero che abbia portato un buon risultato. A questo punto io vi chiedo, oltre al passaggio in commissione sulla fabbrica dei materiali, avrebbe senso magari un passaggio in commissione o una nota scritta da parte dell'assessore quando verrà firmato il contratto d'appalto su che cosa è stato firmato, ed eventualmente girare ai capigruppo la copia di quel documento. Grazie. Ovviamente il nostro voto è favorevole. Grazie. Dopo la votazione magari l'assessore ci aggiornerà sugli ultimi sviluppi del bando. Quindi Popolo della Libertà, consigliere di Stefano. Favorevoli, grazie. Grazie. Democratici per il Cambiamento, prego. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Titta Ferrante. Sì, il nostro voto è favorevole. È chiaro che aspettiamo, come sembra sia disponibile l'assessore, ad un aggiornamento sul bando per capire quando finalmente questo bando parte e se è possibile anche sapere se c'è questo rimborso di quanto pagato l'anno scorso in più, visto che il servizio non è ancora partito. Grazie. Grazie. Gruppo Partito Democratico, consigliere Tremolanti. Allora, a dimostrazione che non è nessun percorso è ovvio e tutti i contributi sono importanti, è vero, noi nel 2013 votammo contro quella mozione perché diceva delle cose diverse da quelle che vengono dette qua, quindi tutti i contributi sono preziosi, poi c'è una valutazione, una scelta. Dire chiudiamo un inceneritore e avviamo un percorso è una cosa, dire avviamo un percorso che porti alla riduzione dei rifiuti, quindi accompagnare la possibilità che i rifiuti vengano trattati in altro modo, è tutto un discorso diverso. Io penso che si stia facendo un percorso serio e questa mozione vedrà il nostro voto favorevole, anche perché devo dire che tutto quello che c'è scritto qua è ampiamente condiviso, ma non nelle parole di questa sera, ma anche dal fatto che queste cose sono state inserite all'interno del bando, quindi molte cose che vengono dette qua danno una forza e ribadiscono quello che è già inserito nel bando e dicono appunto di, per esempio, introdurre la raccolta dell'umido nella circoscrizione 5, cioè riprendono esattamente le cose che sono scritte in quello che era già stato deciso. Quindi se c'è qualcosa di ovvio non lo so, però noi siamo d'accordo e quindi voteremo a favore di questa mozione. Grazie consigliere Tremolata, quindi andiamo in votazione con la mozione così come è stata emendata. Inizia votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti 21, contrari nessuno, astenuti 1, favorevole 19. Scusi Presidente, devo solo ratificare un errore di votazione e il voto a favore, non astenuto, grazie. Grazie consigliere Feltrin. Consiglio approva. Vabbè, adesso la parola all'assessore, se ci può dare una piccola informazione, grazie.
Sì, grazie Presidente, buonasera. Dunque, allora, rispetto al bando, insomma, l'aggiornamento in realtà è stato già, come dire, citato in premessa correttamente dalla consigliera Franciosi, il fatto che chiaramente prima di poter iniziare con il nuovo soggetto dobbiamo firmare il contratto, e il contratto in questo momento appunto sta vedendo il confronto tra i nostri uffici e i legali e gli uffici evidentemente di Area Sud per poter arrivare ad una stesura definitiva e condivisa, che a quanto appunto gli uffici mi dicono si sta ultimando, per cui nel momento in cui si sarà definita insomma la versione definitiva e condivisa evidentemente si andrà alla firma. Dopodiché, come dicevo già l'altra volta, insomma chiaramente ci saranno la necessità dei tempi tecnici per i passaggi dei contratti, l'acquisto dei mezzi e così via, come avevamo detto l'altra volta, per cui questo sicuramente. Ribadisco anche quello che ho detto l'altra volta, che nel momento in cui il contratto sarà quindi concluso e sarà firmato, cosa che avverrà spero anch'io a breve, perché ho anch'io assolutamente, come dire, il desiderio e soprattutto credo la necessità, come tutti noi e tutti i cittadini e cittadine, che il bando inizi al più presto, ed in tal senso mi sto chiaramente muovendo, fatti salvi i tempi tecnici che chiaramente ci devono essere per permettere sia ai nostri uffici che agli uffici di Area Sud di poter valutare con assoluta tranquillità e con attenzione un contratto che è un contratto importante, per cui questo è quanto. Rispetto alla raccolta dell'umido, insomma, io non posso che associarmi a quello che avete già detto, tranquillizzando la nostra consigliera che non dovrà tenersi una settimana a casa all'umido, perché comunque ci sarà una raccolta almeno di 2 passaggi a settimana, quindi non se lo dovrà tenere una settimana. E poi faccio una specifica rispetto alla Tari, perché rispetto alla Tari del 2015 innanzitutto ricordo che sono state date più di una volta rassicurazioni da parte dell'assessore Montrasio, e quindi, come dire, non mi dilungo. Rispetto alla Tari del 2016, siccome non è ancora stata definita, i bollettini a casa come sapete non sono ancora arrivati, mi sembra difficile dover restituire ciò che non è ancora stato neanche pagato, quindi giusto per, come dire, sottolineare e chiarire un punto che era stato portato dalla consigliera. Grazie all'assessore Iannizzi, e come nell'ultima conferenza, se vi ricordate, avevamo stabilito che nell'ultima ora di Consiglio Comunale venivano discusse le 2 manifestazioni di intenti, una presentata dal consigliere Nossa e l'altra dall'amministrazione, da condividere con tutti i gruppi. Intanto do la parola al consigliere Nossa. Vediamo il consigliere Nossa. Consigliere Nossa, prego. Per la sua, no, perché ho notizie che la vorrei ritirarla. Allora, no, molto semplice. Allora, la nostra manifestazione di intenti che non ritiriamo ma sospendiamo, e spieghiamo perché la sospendiamo, cioè perché ci piacerebbe presentarla come mozione, in modo che la mozione dia più possibilità di partecipare al dibattito, perché la manifestazione parla solamente una persona per gruppo. E dato che c'è un gruppo molto numeroso che su questo tema ha, come dire, diverse suscettibilità o diverse opinioni, che penso poi che a questo punto saranno anche dei voti differenti, è corretto che in mozione vengano a questo punto elencati e vengano fatti, mentre la manifestazione di intenti non permette un'ampia discussione. Quindi l'auspicio è che in questo momento noi la ritiriamo, quindi tra virgolette la sospendiamo. Se riusciamo ad arrivare a un accordo per cui la mozione che sostituisce la manifestazione di intenti viene discussa prima che avvenga il referendum, quindi parlo di ottobre, ok, se no la manifestazione di intenti purtroppo questa è e questa rimane. Grazie. Quindi lei la ritira, automaticamente la stessa manifestazione verrà messa al prossimo Consiglio Utile, se rimane manifestazione. Se poi dovesse cambiare come mozione, tutti i capigruppi devono decidere se porre all'inizio dell'elenco. Quindi questo lo facciamo il momento successivo? Va bene. Grazie. Quindi a questo punto rimane solo l'ordine del giorno presentato e condiviso da tutti i gruppi.
Quindi giustamente la consigliera Franciosi, che stasera mi bacchetta continuamente, abbiamo tempo di discutere la mozione iscritta all'ordine del giorno al numero 30. Prego, se vuole illustrarla. Grazie Presidente, ma io bacchetto se vengo bacchettata. Tendenzialmente sono una persona pacifica, si fidi. Sono sufficientemente pacifica per incavolarmi solo quando vengo attaccata. La leggo questa mozione perché in realtà è molto semplice. L'oggetto è la razionalizzazione dei costi di gestione delle società comunali partecipate. Premesso che a fronte di una situazione economica avversa per l'intera comunità nazionale che è chiamata ad affrontare rilevanti sacrifici individuali e collettivi per ottenere il risanamento delle finanze pubbliche, la necessaria corresponsione dell'indennità di funzione debba integrare il reddito di coloro che assumono cariche pubbliche, che la stessa sia conforme alle responsabilità ricoperte e che sia ispirata a criteri di sobrietà e equilibrio, visto l'attuale gravoso contesto finanziario mondiale. Il crescente incremento della pressione fiscale, pur necessario per il conseguimento di quanto detto sopra, andrebbe attenuato nei confronti della totalità dei contribuenti e in misura maggiore verso coloro che versano in uno stato economico precario e di disagio. La stessa opinione pubblica sollecita un impegno concreto nella riduzione dei costi della macchina amministrativa. Considerato che già a livello di amministrazione centrale sussiste un DDL di razionalizzazione dei costi delle aziende partecipate, l'adozione di misure di contenimento dei cosiddetti costi della politica assume effetti vantaggiosi e consolidativi nel rapporto fra eletti ed elettori. L'uso accorto delle finanze cittadine si configura come una leva gestionale a disposizione dell'amministrazione comunale e determina significativi risultati positivi sui saldi del bilancio municipale. Il Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni impegna la Giunta a ridurre del 10% i compensi di tutti gli amministratori delle società partecipate, anche non altri al 100%, che abbiano chiuso il bilancio dell'esercizio precedente in perdita. Laddove applicabile, eliminare il gettone di presenza per le cariche già retribuite dalla partecipata, laddove applicabile ridurre il 10% di gettoni di presenza del 10% i gettoni di presenza per tutte le partecipate, anche non al 100%, che abbiano chiuso in perdita l'ultimo esercizio. Ora, questa mozione era in concomitanza con le delibere di trasformazione e di copertura del buco delle farmacie, per cui aveva quello come motore principale. Su tutto questo credo si aggiunga anche il decreto Madia delle revisioni della pubblica amministrazione e anche dei costi delle partecipate, per cui io credo che una riflessione sul costo degli amministratori che magari sono anche dirigenti in altre partecipate ci debba essere, e laddove un amministratore che amministra i soldi pubblici si trovi a chiudere in perdita gli esercizi, non deve essere in alcun modo riconfermato l'emolumento, ma deve essere abbassato in modo tale da far ritornare alla cittadinanza parte dei soldi che sono stati dati a amministratori non oculati. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Su questa mozione dichiaro aperto il dibattito. Prego di prenotarsi per gli interventi. Grazie. Cerchiamo di velocizzare l'operazione. Ha chiesto la parola il consigliere Tremolato. Prego. Grazie Presidente. Capisco l'intento di chi ha presentato, almeno spero di aver capito l'intento di chi ha presentato questa mozione nei confronti di partecipate che vanno in perdita, quindi sono un danno per le amministrazioni pubbliche. E qui a Sesto il panorama è un po' diverso. Noi abbiamo tutte partecipate che sono in attivo, comunque che non producono un danno all'amministrazione ma producono un beneficio. E abbiamo partecipate quasi tutte non al 100% del comune di Sesto, cioè c'è solo l'azienda farmacie comunali che è partecipata al 100% dal comune di Sesto, tutte le altre sono partecipate, se non ricordo male, neanche per la maggioranza dal comune di Sesto.
C'è di più da dire, le farmacie che sono partecipate al 100% dal Comune di Sesto hanno un amministratore unico che non percepisce compenso, quindi, qui mi scusi la battuta, però mi servirebbe il famoso modello matematico che voleva la Miranda nell'altro consiglio per calcolare la percentuale 10% di zero, quindi è per dire che l'intento è buono, però l'applicazione nelle partecipate di Sesto potrebbe lasciare qualche dubbio. Allora, visto che appunto condividiamo che l'intento sia buono nonostante nel nostro territorio non ci sia per il momento questo problema, ma come principio potrebbe essere condivisibile, chiediamo però che questo impegno perentorio venga trasformato in una raccomandazione, in modo da dare mandato al sindaco di proporre questa cosa ai soci che con il Comune di Sesto partecipano, tutte le società appunto di cui si parla in questa mozione, per proporre questo tipo di meccanismo e magari entrare anche nei dettagli, perché se un amministratore fa disastro e il comune ne chiama uno nuovo, è ovvio che non applico a quello nuovo la restrizione dello stipendio, ma lo applico a quello vecchio. Oppure si potrebbe anche pensare a un sistema a premi e non a riduzioni, però questa è una mia opinione del tutto personale. Questo per dire che bisogna entrare nei dettagli per evitare che l'intento buono poi non produca i risultati sperati. Quindi, ritornando, così come è scritta si fa fatica, perché è un impegno che il sindaco non può mantenere. Una raccomandazione al sindaco a proporre questo tipo di meccanismo e a entrare nei dettagli di applicazione penso invece che sia accettabile. Grazie, consigliere Tremolata. Chiesto la parola il consigliere Feltrin, prego. Grazie Presidente. In primo luogo ringrazio perché finalmente sono riuscito a seguire un dibattito per intero delle mozioni di questa sera. Appunto, come dicevo prima, la serata è stata abbastanza effervescente. Condivido il senso appunto di questa mozione, però come diceva prima il consigliere Tremolada, vedo anch'io delle difficoltà insite, almeno nella formulazione che mi viene presentata. Appunto, banalmente, per quanto ne posso capire io appunto di partecipate, la proposta così draconiana, no, che viene avanzata sostanzialmente non tiene conto del dato di partenza della società partecipata a cui si fa riferimento. Come diceva prima il consigliere Tremolada, un conto è responsabilizzare chi magari appunto ha prodotto quel vulnus economico e un conto invece è andare a punire indiscriminatamente chi sta chiudendo magari un bilancio in esercizio in negativo, in perdita, ma magari per errori gestionali pregressi. Detto in modo molto chiaro, appunto, capisco la ratio, no? Quindi l'ispirazione di questa mozione, ma così come formulata non mi sento di votarla, appunto perché creerebbe un trattamento, secondo me, impari nei confronti appunto di chi magari si trova a gestire, si fa carico appunto magari di un risanamento e trova, nonostante le fatiche gestionali, magari quel bilancio, no, ancora in perdita. Quindi, ripeto, rispettando il senso complessivo e anche se mi concedete apprezzandolo, nell'attuale formulazione non posso votarla. Grazie consigliere Feltrini, ha chiesto la parola il consigliere De Noia, prego. Grazie Presidente. Noi condividiamo il contenuto della mozione. Condividiamo perché ci siamo espressi più volte sul discorso delle partecipate. Abbiamo chiesto più volte che ci sia una linea che guarda un po' più al futuro, una pianificazione, una gestione diversa di questo tipo di società. Io la vedo così: ridurre del 10% i compensi di tutti gli amministratori delle società partecipate
anche non al 100%, che abbiano chiuso il bilancio dell'esercizio precedente in perdita. Sicuramente se una società in perdita, anche se non è colpa del nuovo amministratore che arriva, sicuramente sarà una società in difficoltà. E quindi a questo punto una società in difficoltà non può mantenere i compensi di chi l'amministra nella stessa maniera. Quando le società, tutte le società, anche quelle private, sono in difficoltà, è chiaro che si taglia. Non si vede perché anche queste società non debbano tagliare quando sono in difficoltà. Quindi noi condividiamo in toto il testo proposto dal Movimento 5 Stelle. Grazie consigliere De Noia. Non... Attento ancora prenotazione, altrimenti la mettiamo in votazione. Ha chiesto la parola la consigliera Franciosi, prego. Allora, in merito a... alla mozione, il consigliere De Noia mi ha anticipato perché ha detto esattamente quello che pensavamo quando abbiamo scritto il testo. L'idea è quella di non di punire perché sei stato cattivo, ma dal momento che una partecipata gestisce soldi pubblici, se in perdita i casi sono due: o è stata gestita male o non ha la possibilità di gestire anche, cioè di pagare gli stipendi dei propri amministratori. Quindi uno dei punti potrebbe anche essere, per il processo di risanamento, potrebbe anche essere quello di ridurre la quota degli emolumenti ai propri amministratori. Per quanto riguarda invece la proposta del consigliere Tremolada, quella di modificare il testo con una raccomandazione, ci può anche stare, perché è vero che in una partecipata non al 100% non è solo il comune e non è solo il sindaco di Sesto San Giovanni a stabilire gli emolumenti dei propri amministratori. Per cui non vedo perché non accettare. Se questo, mettiamolo così, vi fa digerire meglio il testo. Fatto sta che il segnale è chiaro: nel momento in cui la partecipata boccheggia, non i primi ma quelli che anche pagano, perché mi sembra di capire che ultimamente chi paga sono sempre solo i cittadini e i lavoratori, anche inizieranno a pagare con uno stipendio più basso, non vedo perché no, anche gli amministratori. È una responsabilità di tutti la gestione di una partecipata, anche di chi la amministra, magari non con le competenze. Grazie. Quindi se la modifica, la proposta del consigliere Tremolada è valida, io modifico il testo con il Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni, raccomanda alla Giunta e i punti successivi. Grazie. Chiesto la parola il consigliere Nossa, prego. Sì, grazie. No, innanzitutto una precisazione e un suggerimento che però non vincola il nostro voto, vorrei premetterlo subito. Innanzitutto è vero che le farmacie in questo caso hanno un amministratore unico, però nel 2014 quando è stata presentata non era così, ecco, quindi no, era per mettere un attimo in chiaro la situazione. La seconda è vero e diciamo concordo con quanto è stato detto sul fatto che chi conduce le aziende non dico che debba avere delle penalità, però debba contribuire al risanamento in primis dal proprio stipendio, perché funziona così: se c'è il premio è per tutti, se c'è la difficoltà è per tutti, perché i benefit dati alle banche ultimamente, se anche vanno male poi ce ne sono quattro che falliscono e non si sa di chi sia la colpa, è chiaro che non funziona, anche se sembra funzionare. Ma io dicevo, a questo punto, nel primo capoverso dopo impegna, o in questo caso raccomanda, ripeto, è una proposta che però non vincola il nostro voto, dopo chiuso il bilancio dell'esercizio precedente, mettere con una perdita maggiore rispetto al bilancio precedente, nel senso che se uno prende un'azienda che diciamo è decotta o è in crisi e la sta tirando su, non può andare in attivo l'anno successivo.
Quindi è solo se ha una perdita maggiore rispetto all'anno precedente che può essere un indicatore che la cosa non funzioni. Io, se possibile, la vedrei in questo caso. Che poi potrebbe anche essere visto, prima guadagnava 100, adesso guadagna 50, e quindi cerchiamo di capire perché 50 e prima 100. Però, ripeto, è un suggerimento, non è un vincolo. Chiesta la parola alla consigliera Pietra. Sì, no, molto velocemente, giusto così, perché io personalmente voterò contro, per cui mi spiace, nel senso che per tutti i discorsi che sono stati detti non li ripeto. Ritengo che un amministratore sia anche lui un lavoratore. Ritengo che un amministratore, tra l'altro, è uno di quei lavoratori che spesso viene lasciato a casa nei momenti di crisi, eccetera, e si chiude. Sicuramente con attenzione, non con stipendi, ma non paragonerei la banca o un banchiere, nel senso di proprietario, non un bancario, a un amministratore. Quindi io personalmente avviso anche il mio gruppo che voterò contro. Grazie. Grazie alla consigliera Pietra. Non vedo presentazione per altri interventi, direi di passare con la dichiarazione di voto, iniziando dal gruppo Giovani Sestes, dalla consigliera Iosa. No, ma aspetti, perché il consigliere Nossa, secondo me, ha suggerito qualcosa di interessante. Se è condivisibile, lo propongo all'aula e alla votazione. Quindi di perché può, cioè, modifico il testo, sì, però se mi date un attimo ve lo rileggo. Quindi allora diamo un attimo di tempo per modificare o integrare la mozione dalla consigliera Franciosi. Posso leggere il testo? Allora, il Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni raccomanda alla Giunta di ridurre del 10% i compensi, di iniziare un percorso per portare alla riduzione del 10% i compensi di tutti gli amministratori delle società partecipate, anche non al 100%, che abbiano chiuso il bilancio dell'esercizio precedente in perdita, con una perdita maggiore rispetto alla perdita del bilancio precedente. Laddove applicabile, eliminare il gettone di presenza per le cariche già retribuite dalla partecipata. Laddove applicabile, ridurre del 10% i gettoni di presenza per tutte le partecipate, anche non al 100%, che abbiano chiuso in perdita l'ultimo esercizio, con una perdita maggiore rispetto alla perdita dell'anno precedente. Grazie. Grazie. Se qualcuno vuole intervenire in merito, quindi andiamo a mettere dopo in votazione la mozione così come è stata modificata. Non ci sono interventi, quindi passerei alla dichiarazione di voto con il gruppo Giovani Sestes e la consigliera Iosa. Prego. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Grazie. Grazie. Federazione della Sinistra, consigliere Feltrin. Sì, grazie. Dopo la modifica il voto è favorevole. Grazie. Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Favorevole, grazie. Grazie. Gruppo Misto, consigliere Landucci. Favorevole. Grazie. Movimento 5 Stelle, consigliere Francioso. Grazie Presidente, il nostro sarà un voto favorevole. Una piccola nota, quando un amministratore
guadagna 200.000 euro all'anno, perché purtroppo gli stipendi degli amministratori si attestano su quelle cifre, se parliamo degli amministratori delle vecchie farmacie erano poco di meno, forse un centinaio, un 20% in meno rispetto a quello che hanno dovuto pagare i lavoratori delle farmacie, mi sembra più che doveroso. Detto questo, il nostro è un voto favorevole. Grazie. Gruppo Popolo della Libertà, consigliere Di Stefano. Favorevole. Democratici per il Cambiamento, consigliere De Noia. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Grazie. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Titta Ferrara. Il nostro voto è favorevole. Grazie. Partito Democratico, consigliere Tremolato. Ribadiamo il nostro voto favorevole, a parte la precisazione fatta dalla consigliera Pietra sull'impianto della mozione. Però io non ricordo a memoria, ma secondo me quelle cifre mirabolanti, 200.000 euro, non si sono mai viste neanche nei tempi migliori delle farmacie, ma forse neanche la metà, se non ricordo male. Grazie Presidente. Va bene, allora mettiamo in votazione la mozione presentata dalla consigliera Franciosi, indicata al numero 30 dell'ordine del giorno. Inizia votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 21, contrari 1, astenuti 1, favorevoli 19. Il Consiglio approva. Stasera abbiamo un problemino sull'esposizione della torta, va bene, fa niente. Quindi io direi di procedere con la manifestazione di intenti presentata a firma di tutti i gruppi, se non sbaglio. Di alcuni gruppi. Chi la vuole presentare? Consigliere Torraco, prego. Buonasera Presidente. Allora, la leggo così come è stata scritta. Il Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni, premesso che il prossimo 17 aprile si svolgerà il referendum relativo alle cosiddette trivellazioni, avente per oggetto l'abrogazione di parte del comma 17, terzo periodo dell'articolo 6 del decreto legge numero 152 del 3 aprile 2006. Il Comune di Sesto San Giovanni dovrà avvalersi per la suddetta consultazione del supporto di scrutatori di seggio. Gli scrutatori sono individuati ai sensi dell'articolo 6 della legge numero 95 dell'8 marzo 1989 come sostituto dell'articolo 9, comma 4 della legge numero 270 del 21 dicembre 2005, ulteriormente modificato dalla legge numero 22 del 27 gennaio 2006, dalla commissione elettorale presieduta dal sindaco tra gli elettori iscritti nell'albo unico degli scrutatori di seggio elettorale. Tale normativa permette discrezionalità di scelta nella determinazione di priorità motivate tra i cittadini che hanno espresso la loro disponibilità a far parte dell'apposito albo. Considerato che l'incertezza economica e occupazionale che investe il Paese è presente anche nel nostro comune, sebbene in misura inferiore alle altre situazioni territoriali. Le istituzioni locali hanno fra i propri doveri e prerogative quelle di rivolgere le loro attenzioni nei confronti delle categorie disagiate e, fra queste, verso la fascia dei disoccupati e degli inoccupati. L'attività di scrutatore è retribuita a norme di legge e, in quanto tale, potrebbe costituire per i soggetti privi di occupazione un'occasione per garantirsi una fonte di guadagno a fronte di un servizio prestato alla collettività. Visto il verbale della seduta di Commissione elettorale comunale del 15 gennaio 2015, con il quale è stato stabilito per le chiamate ai seggi di dare priorità ai cittadini sestesi iscritti all'albo degli scrutatori che versino nel periodo elettorale nelle condizioni di inoccupati, disoccupati e studenti. Preso atto che
La determinazione di presiedere la nomina degli scrutatori di seggi elettorali, individuandoli prioritariamente tra i soggetti inoccupati, rappresenta prassi ormai consolidata da parte di numerose amministrazioni locali sensibili a questo tema, come può essere facilmente rilevato attraverso semplici ricerche effettuate sui mezzi informatici di conoscenza e comunicazione. Sarà responsabilità del soggetto disoccupato o inoccupato produrre l'autocertificazione del proprio stato di disoccupazione o inoccupazione, ma sarà altrettanto responsabilità del Comune effettuare i dovuti controlli con gli uffici competenti in merito alla dichiarazione rilasciata. Se il numero degli scrutatori dichiaratosi disoccupato sarà superiore rispetto a quello necessario per i seggi elettorali, la Commissione elettorale comunale preferirà nell'ordine i soggetti che versano nello stato di disoccupazione da maggior tempo. Chiede pertanto al Sindaco, in qualità di Presidente della Commissione elettorale comunale e di conseguenza ai componenti della Commissione stessa, come stabilito dalla normativa citata in premessa, di adottare in via prioritaria per la nomina degli scrutatori della prossima consultazione referendaria del 17 aprile 2016 il requisito di appartenenza alle categorie formalmente riconosciute dei disoccupati e degli inoccupati, oltre a quelle previste dalle leggi vigenti. Voglio chiedere a tale proposito al segretario di assicurare affinché questo possa essere votato all'unanimità, lo chiedo ancora a tutto il Consiglio, di chiarire che non va a inficiare con l'articolo 63 del Statuto del Consiglio. Perché per noi è importante sentirselo dire dal segretario, in quanto scioglie qualche nodo rispetto alle responsabilità. Grazie. Grazie, prego. Allora, rispetto all'articolo 63 del regolamento del Consiglio Comunale, le manifestazioni di intenti vengono iscritte all'ordine del giorno solo se impegnano il bilancio del Comune, chiaramente questa non impegna il bilancio del Comune, né e quando vanno a modificare delle norme che si è data l'amministrazione comunale, tendenzialmente norme regolamentari, che sono quelle che il Comune si può dare. In questo caso non viene modificata una norma regolamentare, non viene chiaramente modificata neanche una norma nazionale, perché comunque nella formazione dell'albo non si interviene, si interviene nelle modalità di scelta che sono lasciate alla discrezionalità, per cui sicuramente non andava iscritta all'ordine del giorno e quindi può essere tranquillamente votata. Quindi allora possono intervenire un consigliere per gruppo per lo stesso tempo. Vuol dire 5 minuti di intervento. No, però scusi, al consigliere Landucci, no, prego. No, io volevo far notare che il consigliere Torraco ha fatto un'esposizione, a parte che è stata una lettura, mera lettura, ma non ha detto una cosa fondamentale, cioè che è arrivata ai capigruppo una comunicazione della prefettura che è estremamente dura nei confronti di questa scelta. Cioè, secondo me questo non è corretto, perché la prefettura scrive così: si è venuti a conoscenza che alcuni comuni starebbero procedendo ad avvisare i soggetti iscritti nell'albo degli scrutatori che la nomina di essi avverrebbe a preferenza secondo criteri ultronei rispetto a quelli tassativamente previsti dalla legge. Conseguenza di una tale iniziativa non disposta da questa prefettura, che ha il dovere istituzionale di vigilanza sui servizi demografici comunali e pertanto anche su quello elettorale, sarebbe un'indebita restrizione del campo di potenziali scrutatori, non basata su alcun requisito di idoneità né morale né tecnica. Tale ulteriore filtro nelle nomine, oltre a contravvenire alla normativa al riguardo vigente e da poter generare disservizi, potrebbe assumere carattere discriminatorio e determinare anche contenziosi da parte degli iscritti indebitamente pretermessi. Si invitano pertanto codesti comuni
ad astenersi dalla sua indicata condotta e, più in generale, dall'assumere in materia elettorale iniziative non conformi al dettato di norme di legge o comunque non autorizzate dalla scrivente prefettura. Si resta in attesa di cortese e sollecita assicurazione a tal riguardo. Il dirigente viceprefetto Francesco Palazzolo. Cioè, presentare una manifestazione di intenti senza dire questa cosa qui è come minimo scorretto. Cioè, io non capisco come sia possibile. Cioè, noi stiamo invitando la commissione elettorale a votare all'unanimità un provvedimento che potrebbe essere passibile di denuncia. Di denuncia penale da parte della prefettura, che invita espressamente a non farlo. Cioè, a me, io personalmente non ci penso nemmeno di votarlo, e soprattutto perché io non sono nella commissione elettorale, non vedo perché devo mettere a rischio coloro che sono nella commissione elettorale. Cioè, io, la prefettura, no, non è che dà un consiglio, ma invita formalmente a non farlo. Cioè, io non credo che noi possiamo non fare quello che ci chiede in maniera di norme elettorali, e mi stupisce che il dottor Molgo non abbia minimamente accennato a questa cosa. Cioè, abbia pazienza, cioè, qui siamo veramente nell'incredibile. Cioè, se non lo dico io, noi facciamo votare dai colleghi che non conoscono questa nota. Stasera, nell'altro che serata effervescente, siamo qui di fronte a una cosa, cioè, io posso capire le buone intenzioni. In questo momento la buona intenzione deve essere bloccata a fronte di un preciso richiamo di chi è responsabile sul territorio delle procedure elettorali. E quindi invito i colleghi che sono lì, anche perché là, oltretutto, c'è stata anche una comunicazione ulteriore della nostra segretaria, la quale, anche qui, di cui non è stato dato atto, ma insomma, scusate, abbiate pazienza, non è che solo i capigruppo devono conoscere queste cose, queste segrete cose, non i consiglieri che vanno a votare, perché oltre a questa comunicazione del prefetto è arrivata una spiegazione della nostra segretaria, che stasera non c'è, la quale dice, io qui non l'ho riportata espressamente, dice no, se allora dunque le norme di legge non sono violate, forse il prefetto dice il contrario, ma comunque, purché la commissione elettorale faccia voti all'unanimità e faccia un verbale in cui spieghi dettagliatamente il perché lo fa. E dopodiché io direi, sono cavoli della commissione elettorale, se al prefetto quella motivazione non gli va bene. Cioè, mi sembra veramente, come dire, mettere un rischio quando, oltretutto, io credo che il 90% delle domande di quelli che vogliono fare scrutatori sia fatto da persone che hanno bisogno, studenti, di pensionati, disoccupati, che hanno bisogno di quel guadagno. Cioè, io sono stata un sacco di volte rappresentante di lista di miliardari che facevano gli scrutatori, non ne ho visti, però forse è capitato solo a me. Quindi io credo che da questo punto di vista forse non valga la pena fare questa cosa qui a fronte di una precisa indicazione della prefettura che è responsabile sul territorio di questo. E poi invece vogliamo fare gli eroi, e questo, cioè, fate gli eroi, io l'eroe non lo faccio, perché oltretutto io non sono nella commissione elettorale e non voglio affatto far diventare dei potenziali denunciati quelli che sono nella commissione elettorale, perché sia chiaro, tutto quello che tocca la legge elettorale è immediatamente penale. Ed è penale. Grazie alla consigliere Landucci. Ha chiesto la parola al consigliere Torraco come gruppo PD. Prego. Bene, no, niente, io volevo informare i cittadini che ci seguono da casa, perché quelli in consiglio lo sapevano e sanno tutto. E dico come sono andate le cose. Il sindaco, appena ricevuto l'informativa dal prefetto, ha convocato immediatamente una capogruppo. Nella circostanza ha comunicato ai capigruppo quanto aveva ricevuto, ha chiesto ai capigruppo che era l'intenzione del sindaco, visto e considerato quanto aveva già
nella precedente commissione, come se appunto nella manifestazione appena citato era stato già stabilito questo criterio, o quantomeno questa volontà di concedere prioritariamente ai disoccupati e agli studenti, ha comunicato a tutti i capigruppo che lei avrebbe presentato appunto questa manifestazione e ha chiesto di condividerla a tutti i gruppi. C'è chi ha comunicato ai propri consiglieri questo e c'è chi non lo ha comunicato, evidentemente. Noi l'abbiamo comunicato, quindi tutti sapevano di questo. Noi non ci siamo fermati lì, abbiamo anche detto vogliamo come consiglieri essere tranquilli, perché come ho sempre detto in altre circostanze, noi qui facciamo politica e non siamo dei tecnici, quindi prima di dire o questo si può fare o non si può fare, lo abbiamo chiesto a un tecnico all'interno dell'amministrazione ed è il segretario. Il segretario ci ha inviato, cosa che ha ricevuto anche lei, così come tutti i capigruppo, no, stavo dicendo, io do per scontato che lei l'ha ricevuto, do per scontato quanto ho detto finora, non ho nascosto nulla, non l'ho premesso perché ho letto semplicemente la manifestazione di intenti. Comunque, ho fatto bene a sollevare questo, così ho avuto modo di condividerlo con tutti i cittadini che ci seguono da casa. Comunque, detto ciò, le stavo dicendo, abbiamo chiesto un parere al segretario che ci tranquillizza, ci dice con quello che ha scritto che questo è possibile. La leggo senza problemi e dice: in relazione al tema in oggetto e con particolare riferimento alla possibilità che la Commissione si dia delle regole attraverso le quali puoi procedere alla nomina degli scrutatori, si esprime il seguente parere. Ai sensi della vigente normativa sono due i punti fermi: innanzitutto l'obbligo di formazione dell'albo degli scrutatori, secondo specifiche modalità e requisiti, indi l'obbligo di nomina degli scrutatori da parte della commissione nell'ambito di tale albo. La stessa normativa non reca l'esclusione della possibilità che la commissione condivida con percorso a ratio espressamente riportati a verbale. Preventivamente è unitariamente un criterio di scelta dei nomini da nominare, sempre nell'ambito degli iscritti dall'albo formato ai sensi di legge. Quindi dice: importante che voi andate a pescare o andate a fare l'estrazione, quello che appiccherà l'ufficio preposto, nell'ambito di quello che è il basket, di dove lì dentro sono inseriti i disoccupati e gli studenti. Quindi, fatto questo, ribadisco, il sindaco ha immediatamente avvisato, non ha nascosto nulla, è stata tranquilla. Lo ha detto ai capigruppo, ha chiesto ai capigruppo di condividere le finalità, che sono delle finalità che tutti ritengo, almeno spero, condividiate. Ha fatto sì che ha chiesto un parere tecnico per sgombrare il campo a illegalità o quant'altro. Il parere è positivo, ancora questa sera rispetto a perplessità di qualche consigliere dove diceva che non andava ad impattare a incidere in quello che è l'articolo 63, ho avuto anche da questo fronte una tranquillità. Ritengo che io, visto i contenuti, chiedo ancora a tutto il Consiglio di dare una mano piuttosto a un disoccupato, piuttosto a uno che lavora. A me non interessa che uno guadagna 100 e uno guadagna 1000. Io do a chi non guadagna nulla, per cui chi non guadagna nulla possono essere anche un modo come un altro per dargli una mano. Quindi piuttosto che, anche perché, guardi Landucci, lei l'ha visto gli scrutatori, spesso e volentieri sono diciamo quelli che magari possono tranquillamente fare almeno di andare a fare quei 3 giorni. Quindi visto, io non guardo, grazie, guardo il contenuto, per me il contenuto è sufficiente per votare a favore, io voto a favore. Lei faccia quello che crede. Grazie al consigliere Torrago, ha chiesto la parola il consigliere Nossa. Prego. Sì, grazie. Allora, innanzitutto
due cose. Il principio è nobile ed è politicamente da parte nostra condivisibile. Ma per le motivazioni che ho accennato ai capigruppo inizio serata, quando la manifestazione di intenti ci è stata presentata, noi non parteciperemo alla votazione. Grazie. Grazie, consigliere Nossa. Ha chiesto la parola la consigliera Titta Ferrante. Prego. Regia, ho dato la parola alla consigliera Titta Ferrante, in ordine De Noia Franciosi. Bene, buonasera. Allora, io faccio parte della commissione elettorale. A gennaio, mi pare, dell'anno scorso, abbiamo votato a favore di questa proposta. Quindi nel merito, la proposta ci è sembrata valida ed è ancora una proposta valida, perché dare questa corsia preferenziale ai senza lavoro nella graduatoria degli scrutatori in occasione degli eventi elettorali è appunto condivisibile. E nessuno si sente in questa sede in grado di negare, per i tanti cittadini senza lavoro ai quali un gettone di presenza, seppur episodico, potrebbe fare comodo. Però a suo tempo non era stato presentato nessun problema di legalità o di difficoltà a poter realizzare questa cosa. Quando leggo e arriva questa lettera della prefettura, che ripeto, si invitano i codesti comuni ad astenersi dalla sua indicata condotta e più in generale dall'assumere in materia elettorale iniziative non conformi al dettato di norme di legge, scusatemi, ma io non posso votare una roba di questo genere. Qui c'è una precisa indicazione a non attuare comportamenti non conformi a quanto disposto dalla legge. E precisa anche altre cose. Sarebbe un'indebita restrizione del campo di potenziali scrutatori. Quindi addirittura qui fa cenno a discriminazioni, non basata su alcun requisito di idoneità né morale né tecnica, oltre a contravvenire alla normativa vigente. E quindi dice potrebbe generare disservizi o addirittura assumere carattere discriminatorio e determinare anche contenziosi da parte degli iscritti indebitamente pretermessi. Detto questo, più chiaro di così, e siccome faccio parte io della commissione, io queste responsabilità non me le prendo. Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere De Noia, prego. Grazie Presidente. Anche io faccio parte della commissione elettorale, ma facciamo anche un attimino di chiarezza. Perché è vero che il sindaco ci ha informato che avrebbe presentato la manifestazione intento, o meglio si è fatta carico di stendere il testo che sarebbe poi stato presentato in consiglio comunale, cosa che abbiamo apprezzato tutti, anche perché, come diceva prima la consigliera Titta Ferrante, il contenuto di questo testo è ineccepibile, perché dà la precedenza di disoccupa a chi non ha lavoro per fare lo scrutatore, chi non sarebbe d'accordo. Però bisogna anche dire che in sede di conferenza di capigruppo che cosa è successo? È successo che quando è stata spiegata questa cosa, tra l'altro lo dico molto serenamente, proprio la consigliera Titta Ferrante insieme alla consigliera Landucci a dire sì, però chiediamo il parere a qualcuno prima che questa cosa possa contravvenire a delle leggi sovracomunali. E il parere è arrivato, cioè è arrivato dal prefetto, e il prefetto dice che questa cosa qui non si può fare. E a un certo punto, no, guardi, nella conferenza di capigruppo, signora Sbardella, c'ero io e la so. È stato chiesto, è arrivato il parere del prefetto, e il prefetto dice che questa cosa qua non si può fare. Ora, quello che successivamente è arrivato anche un parere del segretario comunale, che in realtà non è che dice che si può fare, dice che, l'abbiamo letto prima, c'è una normativa che non prevede che non possa essere fatto, quindi si capisce fino a un certo punto, perlomeno a me non dà la totale sicurezza. Ora, noi siamo qui a fare politica, e lo dico chiaramente, lo dicevo prima al consigliere Torraco quando discuteva poi con gli altri gruppi,
per chi voleva, per chi se la sentiva o non se la sentiva di firmare, o era d'accordo o non d'accordo. Quello che io ho detto è non dividiamoci sui disoccupati, perché arrivare qui e dire che c'è qualcuno che vuole aiutare i disoccupati, c'è qualcuno che li vuole aiutare, è tremendo, ma è veramente tremendo in un momento del genere. Quello che chiedevo prima e che chiedo ancora adesso è che si trovi una formula perché in questa manifestazione di intenti si dica che il testo, una volta approvato dal Consiglio Comunale, previa approvazione, prima dell'approvazione della Commissione Elettorale, venga sottoposto, okay, sottoposto o al prefetto o a qualcuno, cioè un ente che possa certificare che questa cosa poi non abbia delle conseguenze nei confronti della Commissione Elettorale, ma anche per non evadere le aspettative dei disoccupati, perché se noi approviamo una cosa che poi non può essere applicabile, qualcuno si fa delle aspettative che poi non possono essere assolte. Quindi io chiedo che dopo l'approvazione, se è possibile, togliere tutto quello che dice in questo momento che la cosa è approvata e passare a un esame ulteriore e solo in quel momento, con parere di un ente sovracomunale, a quel punto la cosa può passare in commissione elettorale. Perché sinceramente io sarò vigliacco, chiamatemi come volete, però una responsabilità del genere, quando ho un parere come quello che ci ha mandato il prefetto, faccio fatica a prendermi la responsabilità. Va bene, dopo vediamo l'intervento del consigliere De Noia in merito alla sua richiesta di un'integrazione. Intanto la parola alla consigliera Franciosi. Grazie Presidente. Allora, questa manifestazione di intenti che insomma, porta la nostra firma perché, anche perché due anni fa, mi sembra, mandammo in occasione delle elezioni per il Parlamento europeo, mandammo una lettera al sindaco chiedendo di appunto nominare prioritariamente i disoccupati come scrutatori. Quindi l'oggetto di questa manifestazione stasera ci trova favorevoli. Non solo, ma in alcuni punti abbiamo anche messo la nostra, abbiamo dato la nostra opinione, soprattutto perché richiedendo un maggior controllo rispetto allo stato di disoccupazione e inoccupazione degli scrutatori. Detto questo, quello che secondo me, a parte la proposta del consigliere, no, scusate, del consigliere De Noia, che secondo me è accettabile, però diventa difficile da concretizzare secondo me nel documento, il Consiglio Comunale di fatto non sta obbligando la Commissione a fare, cioè mi sembra che il Consiglio Comunale sta chiedendo. Il Consiglio Comunale, io lo gestirei in questa maniera, cioè la mia opinione è questo, ed è la ragione per la quale il sindaco ha chiesto un passaggio in Consiglio Comunale. Vediamo se c'è, tra virgolette, la copertura politica su questo tipo di atto. Se non c'è, è finita, non ha senso neanche presentarla alla Commissione Elettorale. Se invece c'è, la Commissione Elettorale può di conseguenza decidere se accettare o no. Detto questo, ci sono diversi comuni, anche grandi, che hanno deciso di implementare questo tipo di proposta. C'è il comune di Torino, se non sbaglio anche il comune di Roma, ma non voglio dare informazioni sbagliate. Per cui voglio dire, non siamo noi l'anno scorso il comune di Magenta, ci sono diversi comuni che hanno, no, ho capito, ma infatti, consigliere De Noia, ci sono anch'io alla luce della lettura della lettera del prefetto, mi trovo anch'io in difficoltà. Non vedo perché non dare eventualmente il mandato alla Commissione Elettorale di chiedere un parere terzo, che non sia il prefetto, che non sia il segretario comunale, che sia qualcun altro, che dia più o meno la certezza. E detto questo, poi
decidete di fatto, dovete comunque, a prescindere dall'investitura politica alla fine, che ci sia questo passaggio o che non ci sia stato questo passaggio, la decisione purtroppo spetta alla commissione elettorale. Cioè, questo è un passaggio in più, è una copertura politica, quella che chiedeva il sindaco alla riunione dei capigruppo. Non è un lavarsi le mani, consigliera, no, Tita Ferranti, no. C'è scritto chiede, non c'è scritto obbliga, c'è scritto chiede, non c'è scritto obbliga. Io non mi lavo le mani, io la voterei a favore questo documento, perché ne trovo che sia assolutamente un documento importante e condivisibile. Detto questo, se poi la commissione elettorale, che ha l'ultima parola su questo documento, decide di no, ragazzi, non ci posso far niente. Questa è la mia opinione. Io non mi lavo le mani, non mi sono mai lavate le mani, mi sono sempre presa la responsabilità delle azioni in questo Consiglio Comunale. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Ha chiesto la parola la consigliera Iosa. Prego. Grazie Presidente. Stavo pensando che, fatto salvo il principio di base che il sindaco ci ha invitato a valutare durante la conferenza della capogruppo, tra l'altro, correggetemi se sbaglio, ma secondo me alla conferenza il sindaco ha anche detto che in questo consiglio comunale cercava la copertura politica su questa manifestazione di interessi. Dopodiché si sarebbe potuto, una volta che c'era la copertura politica, una volta che si sentiva il parere della commissione, secondo me ha anche detto che, essendo stata un'azione già effettuata da altri comuni, si poteva risottoporre nella sua formula definitiva alla prefettura, per vedere se comunque a quel punto, essendo stato adottato da altri comuni, avendo la copertura politica e il riscontro della commissione, il prefetto potesse accettarla. Io non vorrei sbagliarmi, ma secondo me il passaggio che aveva suggerito il sindaco era anche questo qui, al limite poi dalla verbalizzazione magari riusciamo a risalirci. E prima, parlando con il Presidente, dicevo che eventualmente, per vedere se riusciamo a condividerla, si potrebbe anche togliere, quando nella parte finale dove dice chiede di adottare in via prioritaria per la nomina degli scrutatori, si potrebbe anche sostituire, penso interpretando l'idea del consigliere Nossa, una formula del tipo di cercare di vedere se c'è la possibilità di far passare in via prioritaria la proposta politica che noi facciamo. Poi sicuramente, per dare certezza alla commissione, per metterli comunque al sicuro, perché, cioè, la domanda è come hanno fatto gli altri comuni a farlo. Infatti. Infatti dicevo, anziché di adottare in via prioritaria, di vedere comunque se ci sono le condizioni di. L'idea politica del Consiglio Comunale è questa, però ci rimettiamo al giudizio ultimo del prefetto per vedere se è fattibile, se siamo tutti al sicuro. Sì, allora, ho chiesto la parola il consigliere Di Stefano. Io direi che dopo suggerirei di un incontro. No, infatti, Presidente, perché secondo me sta subentrando molta confusione, nel senso che quasi tutti nella sostanza condividiamo e sottoscriviamo questa proposta, però c'è il dubbio sulla c'è il contrasto tra il parere del prefetto, l'ok sembra del segretario, la mancanza poi del segretario stasera, nonché del sindaco che ha sottoscritto la manifestazione, ha presentato la manifestazione di intenti. Quindi secondo me quello che ha detto la consigliera Iosa, che erano le parole del sindaco, magari è un indirizzo politico che il consiglio vuol dare e mandare al prefetto, sarebbe opportuno metterlo all'interno della manifestazione di intenti, così lasciamo qualsiasi spazio a forme di dubbio.
In questo caso, se è possibile sospendere un attimo, ci riuniamo e tentiamo di condividere un documento, va bene? Grazie. Sì, fate brevissimo. Provatevi un attimino per l'integrazione e poi la mettiamo in votazione. Posso farvi intervenire o non ho più?
Riprendiamo la parola al consigliere Torraco che ci illustrerà la modifica della manifestazione. Un attimo di attenzione, prego. Se non... Allora, al fine di votare questa manifestazione tutti, abbiamo deciso unitariamente di modificare alcune frasi. E laddove si cita chiede, lo leggo integralmente, dice: chiede al sindaco in qualità di presidente della commissione elettorale di verificare la possibilità, come stabilito nella normativa citata in premessa, di adottare in via prioritaria per l'anonima degli scrutatori della prossima consultazione referendaria del 17 aprile 2016 il requisito d'appartenenza alle categorie formalmente riconosciute dei disoccupati e degli inoccupati, oltre a quelle previste dalla legislazione vigente. Va bene così? Va bene, se va bene la mettiamo in votazione. Puoi spegnere il microfono, ragazzi. Se è stata condivisa penso che vada bene. Mettiamo in votazione la manifestazione così come è stata illustrata, modificata dal consigliere Torraco. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 19, contrari nessuno, astenuti 3, favorevoli 16. Il Consiglio approva. No. Sono 19 presenti. Presidente. 3 astenuti. Ah, c'è la votazione, sì. Prego. Io mi astengo. Quindi sono 4 astenuti e 16 favorevoli. Il Consiglio approva. Grazie. 20 votanti, naturalmente. Grazie. E ci vediamo al prossimo Consiglio del 4 aprile. Grazie e buona Pasqua a tutti. La seduta è tolta.